Eccoci qua, ennesimo giorno di clausura, parliamo di nuovo di acquisti immobiliari. Faccio questo da 22 anni, non so altro di cos'altro parlare. Bene, l'argomento che è uscito in questi giorni, pur parlé in affiancamento con i Comprocasa, era la domanda che ci ponevamo un po' su se questo momento di stallo, di stop, di lockdown, per quanto riguarda gli acquisti immobiliari, questo momento avrebbe mai influito su quelle che sono le esigenze di acquisti immobiliari. Quindi la domanda che ci ponevamo era cosa cambierà, non solo a livello strategico, e quello lo stiamo già affrontando e ci siamo anche, diciamo, ci stiamo difendendo per continuare a fare acquisti immobiliari nonostante tutti fossimo chiusi in casa, mentre gli altri aspettano di tornare a fare quello che facevano prima. Noi siamo già avvantaggiati, stiamo già andando avanti con le nostre nuove strategie da metodo Comprocasa. Però la domanda che ci ponevamo era cosa cambierà lì fuori nel momento in cui le persone torneranno lì fuori. Si riaffacceranno al mercato immobiliare gli acquirenti, e se tu sei un acquirente sicuramente, quindi avrai deciso di comprare una casa per te stesso, sicuramente, secondo me che non capisco niente, avrai delle esigenze diverse. E obbligo rispondere a questa domanda, o cercare di rispondere a questa domanda, è per l'investitore immobiliare. L'investitore immobiliare è colui il quale fa un acquisto per poi andare ad offrire l'immobile acquistato, valorizzato, impacchettato, per poi rivenderlo nel più breve tempo possibile, ma avere il più possibile un ampio mercato di utenza che sceglie tra i vari immobili, deve cliccare proprio sul tuo. Quindi la domanda è lecita: cosa cambierà nelle esigenze? E proprio ieri, se hai una risposta, hai una tua opinione, scrivimela qui sotto nei commenti, mi piacerebbe saperla, se ne hai. Se l'hai, ma non me la vuoi dire, cazzi tuoi, ti dico la mia però. Allora, diciamo che per quanto riguarda gli investitori immobiliari, fino ad oggi la tipologia, diciamo così, nave scuola è stato il bilocale, monolocale e bilocale, per ovvi motivi. Gli ovvi motivi possono essere i costi contenuti, quindi un prezzo contenuto vale a dire la quantità di denaro da investire, la quantità di denaro che occorre per ristrutturarlo. Naturalmente costa meno, è meno impegnativo ristrutturare un monolocale piuttosto che frazionare un quadrilocale, giustamente. Però investire su un bilocale significava poi infiocchettarlo, impacchettarlo e rioffrirlo sul mercato a chi cercava bilocali. Quindi rimettere sul mercato un monolocale era l'intento, la speranza, la voglia di intercettare chi acquistava o acquista monolocali. Se invece, finita la clausura, finito questo momento, con l'iniezione di capitali, questo ne abbiamo parlato ampiamente nel video che ho inviato in esclusiva solo ai Comprocasa, grazie per i complimenti che mi avete fatto. Vi ringrazio, spero vi sia stato utile, sono sicuro. Quindi, quando abbiamo parlato che i capitali verranno immessi in mercato, quindi non rientro nel discorso di Comprocasa, lo sanno già, mi interessate più voi. Chi sarà lì fuori pronto ad acquistare? Che cosa quello che andrà lì fuori, la persona che andrà lì fuori con delle esigenze, cercherà di acquistare? Secondo me, ti dico la mia, quindi la mia è una ipotesi, è un ragionamento fatto da uno che non ci capisce niente. Le persone andranno alla ricerca di una casa da acquistare perché cambieranno le esigenze proprio di vita, cambieranno le esigenze di casa, e quindi la tipologia che attualmente hanno probabilmente non è più adatta al loro stile di vita. Perché moltissimi, adesso tutti, ma secondo me moltissimi continueranno per un lungo periodo di tempo, se non per sempre in alcuni casi, a lavorare smart working. Che significa? Che adesso ci stiamo adattando, sono molti quelli che si adattano a lavorare smart working da casa perché magari la pensano temporanea, perché magari pensano che sia una condizione che poi
andrà a finire e quindi ci si adatta a lavorare smart working in camera dei ragazzi, oppure ci si adatta a lavorare smart working nel salone, quindi zitti tutti, spegnete la televisione, sto lavorando. Se invece questa condizione smart working continuasse per qualche mese, per qualche anno o per sempre, perché magari l'azienda dice si lavora lo stesso bene, mi risparmio un po' di spazi in metri quadrati di uffici, quasi quasi una parte dei miei operatori me li tengo a casa. E quindi le aziende scoprono questo modo di lavorare smart che doveva arrivare come conseguenza del momento, del tempo più avanti, ma qualcosa ce l'ha anticipato, no? Quella era dove andavamo a finire fra qualche tempo, non si sa quando, però le aziende l'hanno scoperto cause di forza maggiore, quindi magari dicono, decidono, vabbè, visto che ci siamo trovati bene, l'azienda comunque va avanti, perché nel core business c'è, diciamo, uno scambio di beni o servizi online, per quale motivo tenere l'ufficio? Tengo soltanto la produzione, lo stoccaggio, il magazzino, quello che vuoi, però magari gli operatori me li tengo a casa e smart working. Quindi la famiglia con moglie e marito che si stanno adattando oggi nel salone, quando vengono a scoprire di rimanere a casa, che di dover rimanere a casa ancora per qualche mese o per dire qualche anno o per sempre, quale sarà l'esigenza di questa famiglia? Sicuramente sarà quella di acquistare una nuova casa e acquistare una nuova casa che abbia uno spazio dedicato allo smart working. Quindi moglie e marito, se passano dal bilocale, passeranno al trilocale. Perché? Perché serve uno spazio, una stanza in più dove posizionare le postazioni di lavoro. Immagina questi ragazzi che hanno già una famiglia con moglie e marito in smart working, i figli che attualmente studiano nella cameretta, magari. Se la scuola, magari non si potrà tornare più a scuola tutti insieme, immaginate sti ragazzi a 1,5 m, 2 m l'uno dall'altro, in classe non si può stare, se devono stare a distanza 2 m l'uno dall'altro serve l'aula magna invece di una classe, quindi magari la scuola si adatta a fare un po' a scuola e un po' da casa, non lo so. Quindi due ragazzi che studiano a casa in videoconferenza, che si fanno le interrogazioni in videoconferenza, avranno magari la famiglia, decidono di diciamo, soddisfare questa esigenza dello spazio in più e andranno alla ricerca di una casa più grande. Quindi la considerazione è questa: oggi l'investitore immobiliare, secondo me, se deve farsi trovare pronto nel momento in cui ci diranno uscite lì fuori, nel momento in cui ci diranno eccoti i soldi, immetti un po' di capitale nel mercato immobiliare, ti finanzio, tu che riesci a dimostrarmi questa entrata fissa e sicura, le persone andranno a cercare una casa nuova, andranno a cercare un trilocale, una casa più grande, vale a dire che l'investitore immobiliare adesso, come vi ho detto nel video che vi ho mandato in esclusiva, è il momento in cui fare tante iniziative per metterci in pancia degli immobili adatti al momento che verrà. Investire sui bilocali ancora sì, investire sui monolocali forse no, lo terrei un po' da parte. L'investimento sul monolocale. Continuare con i bilocali, sì, un po' per questioni di quantità di denaro da investire, un po' perché si fa scuola con il bilocale, un po' perché per intercettare chi abita, chi vive in un monolocale, magari cercherà un bilocale. Però il trilocale, secondo me, è quello che farà da padrone per un bel po' di tempo sul mercato. Quindi se volete un consiglio da uno che non ci capisce niente? Sì, oggi investire adesso, non aspettare di investire domani che ci diranno di andare lì fuori come vi stanno già dicendo qualcuno. Adesso, con le strategie giuste, con gli approcci giusti, ne abbiamo già parlato come si fa, con la metodologia giusta che porti risultato concreto, oggi metterci in pancia. Quindi contratti in tasca e proposte accettate di trilocali pronti a offrirli sul mercato fra qualche mese non è una grande cazzata, è piuttosto una iniziativa furba. Vero è che se non sai come metterti in pancia gli immobili, tutto questo che vi ho detto è fumo. Perché? Perché se non avevi prima un metodo, se non avevi prima una, come dire, attività già avviata, per la quale tu portavi a casa gli immobili da investimento, mi rimane difficile pensare che tu riesca oggi. Quindi quello che ti consiglio è preparati,
acquisisci le informazioni giuste su ciò che c'è da fare, scoprire, chiedere, analizzare prima di avanzare una proposta di acquisto per una casa, dopodiché cerchi di modellare e indirizzare i tuoi investimenti dalle parti giuste, cioè l'immobile più appetibile, l'immobile soggetto a panico, l'immobile soggetto al ribasso perché l'agente immobiliare tende a ribassare l'immobile perché non sa come fare. Quindi tutte le caratteristiche che ha una metodologia durante il coronavirus vanno comunque analizzate e messe in pratica. Se non l'hai fatto prima, in epoca pre-coronavirus, ti consiglio di sbrigarti perché questo è il momento in cui ti devi far tornare, trovare pronto, e questo è il momento in cui c'è selezione, ci sarà selezione di agenti immobiliari, ci sarà selezione, come ti ho detto, di tipologie di immobile, ci sarà selezione di aspiranti investitori immobiliari. Tutti stanno lì ad aspettare, magari sono tutti lì ad aspettare per ricominciare ed aspettare di ricevere di nuovo le informazioni di come si fa. Se qualcosa è cambiato, ci sono quelli che non si sentivano prima pronti, figurati adesso, saranno ancora lì ad aspettare, iscritti a tutti i gruppi Facebook e tutti i gruppi, le pagine fan degli investitori immobiliari, pronti a carpire quali sono le nuove metodologie. E magari acquisteranno un nuovo videocorso a 997 euro dove ti spiegano passo passo come si fa un investimento immobiliare. Ma intanto chi ti vende le informazioni deve andare ad acquisirle. Andare ad acquisirle, provarle, testarle, farle funzionare, poi una volta che sono state testate, fra qualche mese, quindi verso dicembre o gennaio, febbraio dell'anno prossimo, 2021, uscirà, diciamo, la nuova metodologia degli investimenti immobiliari pronta ad essere acquistata. Nel frattempo ti sei perso tutto il periodo in cui bisognava mietere. Ecco, questa è la raccomandazione, seconda raccomandazione che ti volevo fare. Cambia strategia, acquisiscine una, cambia strategia in merito alle tipologie da individuare per fare i tuoi investimenti e soprattutto non ti perdere questo momento dove lì fuori qualcosa è cambiato, è un po' più complicato, ne parleremo nel prossimo video di quali sono le complicazioni che stiamo affrontando in questo momento con i Comprocasa in affiancamento, ci stiamo però riuscendo. E soprattutto non ti perdere il momento in cui c'è da investire e non è detto che servano soldi, serve strategia. Quindi molti pensano che fare investimenti immobiliari servano soldi e strategia. In questo momento ti dico con certezza che serve più strategia, più metodo rispetto ai soldi. Questo è quello che ti volevo dire. Quello che dico l'ho scritto in un libro, il libro che ho scritto riguarda come si faceva fino a 20 giorni fa, quindi ti consiglio di dare uno sguardo a come si faceva un acquisto immobiliare, perché quello è alla base di tutto, come anche oggi si fa così, cioè dietro l'acquisto immobiliare ci sono delle informazioni da avere, delle strategie da avere, e quindi ti consiglio di apprendere questo e poi tutti insieme andiamo a modificare quelle quattro, diciamo, piccole strategie che abbiamo messo in campo in questi giorni. E quindi anche tu non, come dire, non rimarrai tagliato fuori dagli investimenti immobiliari in epoca di coronavirus. Ci vediamo al prossimo video, grazie di nuovo per i complimenti che mi avete fatto per il video che ho inviato ai Comprocasa. Chi non l'ha ricevuto è perché non è un Comprocasa, o magari non mi ha comunicato l'indirizzo email, quindi non è la mia lista. Non essendo nella mia lista, purtroppo non hai ricevuto il video. Se sei un Comprocasa, quindi hai acquistato il libro da Amazon e l'hai letto, perché non basta solo acquistarlo, io e te dobbiamo parlare la stessa lingua per capirci nei video, per apprendere tutto quello che dico nei video bisogna averlo letto il libro, perché ci sono dei chiari riferimenti al metodo Comprocasa. Però se l'hai acquistato da Amazon e non mi hai mai comunicato di averlo acquistato e letto, mandami una mail su luigi@luigilardi.it, provvederò ad inviarti con tanto di scuse il video e i successivi video che magari farò per i Comprocasa. Se non lo hai ricevuto perché non l'hai acquistato, il problema non è mio, è tuo. Ciao!